Al Pala Calafiore non si passa, lo può urlare la Metextra Viola Reggio Calabria, che batte anche fra le mura amiche la Leonis Eurobasket Roma per 72-60. È forte del suo 4 su 4 casalingo, cerca di rilanciarsi in classifica salendo a quota 8 punti. Ancora secco i capitolini, rimasti a quota 4 punti in classifica in piena zona playout. Davvero non si riesce a trovare la vittoria in casa Eurobasket. Situazione di classifica preoccupante, capitolini che non riescono a sbloccarsi. Partenza sprint però della formazione di coach Turchetto, con l'insostituibile Mo Deloach che mette due triple in fila una dopo l'altra e porta subito avanti i suoi sul punteggio di 7-2. Lo imita alla perfezione anche l'uomo che non ti aspetti, Eugenio Fanti, anche lui con due bombe porta l'Eurobasket sul massimo vantaggio più 7. È il festival delle triple insomma in casa Eurobasket, mentre la Viola in tutto questo sta a guardare e sembra essersi dimenticata di scendere in campo nella prima frazione di gioco. Pian piano infatti Nero Arancio, su tutti si salva solo Baldassarre nella prima frazione di gioco, scivolano fino al meno 8 con il quale si chiuderà il quarto sul 13-21. Cambierà però completamente la musica nel secondo periodo, dove la Metextra ferma le principali bocche di fuoco avversarie e concederà solo 10 punti alla Leonis, che segnerà dunque con la perfetta media di un punto ogni minuto. Errori veniali come i 5 secondi in rimessa e una difesa super ballerina in casa Eurobasket permettono alla Viola di scappare sul più 10 con il quale terminerà il secondo quarto, parziale di quelli clamorosi 28-10 in favore dei Nero Arancio nei secondi 10 minuti, e l'inerzia sembra dunque passare totalmente dalle parti dei padroni di casa. A rientro dall'intervallo lungo cominciano un po' a raffreddarsi le mani dei 10 in campo, con l'Eurobasket che prova a rimanere a galla con i canestri del duo statunitense Sims e Deloach, davvero che non vogliono davvero sapere di mollare. La Viola che comunque tuttavia riesce a mantenere il prezioso vantaggio che si era costruita nel secondo quarto, andando dunque a terminare il terzo periodo sul più 9 col punteggio di 54-45. Viola che però smette completamente di segnare nei primi 5 minuti del quarto più importante, l'ultimo, che cerca di ricucire il gap riportandosi infatti fino al meno 2, 57-55 al 35esimo minuto. Time out dunque di coach Galvani per fermare l'inerzia capitolina, e sale in cattedra qui il sesto uomo in campo, ovvero il fortino Pala Calafiore. Su tutti la straordinaria curva Massimo Rappoccio, non ha mai smesso di incitare i propri beniamini, trascinandoli fino al meno 12 con il quale termina la partita. Infatti nei 5 minuti successivi, nei secondi 5 minuti del quarto periodo, la Metextra nasconde, come ben sa fare in casa e spesso accade qui al Pala Calafiore, il canestro alla Leonis di coach Turchetto, e i Nero Arancio termineranno la gara sul 72-60. Gli ultimi alley-oop di Parker da una parte e sinistra dall'altra rimangono dunque utili solo per le statistiche e per i fotografi. Leggiamo un po' le statistiche sugli scudi, sicuramente fa il Regini, il terzetto Packer 21 punti, Baldassarre 18 punti e Roberts 17 punti. In doppia cifra in casa Leonis vanno in 3, DeSean Sims con 14 punti, Michael Modeloach con 10 punti e Mitch Poletti con 13 punti. Siamo qui con Patrick Baldassarre, MVP del Pala Calafiore, nella sfida fra Reggio Calabria ed Eurobasket Roma. Patrick, il primo mese con più ombre che luci da parte tua, arriva novembre e torni a fare la differenza. La Viola ha di nuovo quel gladiatore che avevano ammirato i tifosi l'anno scorso nel finale di stagione qui in riva allo stretto. Ma sono contento innanzitutto per la vittoria, perché ci ridà fiducia e morale, anche perché arrivavamo comunque da due sconfitte consecutive, quindi era importante dare continuità a quello che stiamo facendo. La squadra penso che oggi ha fatto veramente una grandissima prova di carattere prima di tutto, e siamo ancora determinati nel provare veramente a raggiungere obiettivi importanti. Ogni settimana ci lavoriamo tantissima intensità e soprattutto noi siamo in gruppo, quindi per me è stato più facile il rientro dall'infortunio.
Patrick, 18 punti oggi, 16 contro Scafati, la tua ex squadra, ma al di là di quelli abbiamo visto lo spirito di Patrick Valdassarre in difesa, a lottare su ogni pallone. Oggi hai fatto a cazzotti, come si suol dire, con Sims e Poletti, e hai stravinto il duello. Qual è il tuo vero punto di forza, il punto di forza di Patrick Valdassarre? Ma penso che prima di tutto io mi devo concentrare nel provare a trasmettere agli altri energia e cominciare dalla difesa. Poi, una volta trovato il ritmo in difesa, penso che posso essere aiuto sia a spalle canestro che fronte canestro, a seconda della necessità e del tipo di difesa che incontriamo. Patrick, dicevi benissimo, purtroppo due sconfitte consecutive nella doppia trasferta di 72 ore a Biella, a Legnano prima e a Biella poi. La Viola adesso va a Latina, novembre finisce qui, in 15 giorni torniamo sul parquet del Pala Bianchini il 3 dicembre. Può sbloccarsi questa Viola fuori casa? Cosa manca per vincere le partite fuori casa, visto che finora 5 su 5 purtroppo lontano dal Pala Calafiore, 4 su 4 qui e 8 punti in classifica? Ma sicuramente si può sbloccare. Noi abbiamo problemi di continuità, non di giocarci le partite, perché anche l'ultima, forse Legnano, è stata quella un po' più dove ci siamo arresi abbastanza in fretta, però tutte le altre abbiamo combattuto. Penso che tutte le squadre riconoscano questo. E a Biella, per errori di continuità, ed è ancora quel famoso discorso che facevo, che siamo una squadra che arriverà un po' più tardi, perché è come se avessimo un mese di ritardo rispetto a tutte le altre, perché le varie situazioni che c'erano a inizio anno e stiamo lavorando, quindi pian piano penso che si vede. Anche prima avevamo la difesa forte, adesso penso che anche in attacco si comincia a vedere qualcosa di bello. Grazie mille, Patrick. Forza. Ricordiamo infine i prossimi appuntamenti delle due squadre. La Viola non scenderà in campo perché lo ha fatto mercoledì contro Biella, l'anticipo del nono turno di campionato, mentre l'Eurobasket lo farà al Palatiziano contro la Blue Basket Treviglio. La Viola termina qui il suo mese di novembre e tornerà in campo a dicembre, il 3 dicembre precisamente, al Pala Bianchini di Latina. Per Serie A2 Italia, da Simone Bellantone, è tutto. Buona pallacanestro a tutti.